cosa sta accadendo al mercato immobiliare parte 2. Ciao, sono Luca Scandali e lavoro per l'agenzia immobiliare Esclusiva Immobiliare. Nel video precedente abbiamo parlato di come tre fattori stanno influenzando il mercato immobiliare in questo periodo. Abbiamo parlato quindi di persone che si sentono forti nel trattare il prezzo e che hanno capito che il mercato immobiliare sta rallentando, che le banche hanno tassi dei mutui troppo alte e quindi certe persone non riescono ad aderire ai mutui quindi. E poi abbiamo parlato dell'incognita della classe energetica. In questo video ti voglio parlare di come io e la mia agenzia abbiamo risolto questi problemi. Punto numero uno, in agenzia abbiamo deciso di non entrare più nel mercato con un nuovo immobile ad un prezzo troppo alto, perché così facendo rischiamo che se il prezzo è troppo alto e poi lo andiamo ad abbassare, entriamo in un circolo dove stiamo solo semplicemente rincorrendo il prezzo giusto. Quindi quindi cosa diciamo ai nostri clienti che ci affidano l'immobile da vendere? Di fissare il prezzo giusto sin da subito ed essere forti nel mercato. Punto numero 2. Prima in agenzia facevamo visite singole sugli immobili. Cosa vuol dire? Visite singole, il cliente chiamava in agenzia, fissava l'appuntamento e andavamo a vedere l'immobile. Questo però abbiamo capito che ora non funziona più di tanto, perché non, con questo tipo di visualizzazione dell'immobile non si crea quel senso di scarsità tra gli acquirenti. E che cosa abbiamo adottato, ti starei chiedendo? Abbiamo deciso di fare open house. Facendo open house riusciamo ad avere un coinvolgimento emotivo di più persone, quindi a visionare il mobile non sarà un singolo cliente, ma saranno più clienti, 10-15 di solito è quello che ci sta succedendo a noi. Come faccio a capire che l'open house va bene? L'open house va bene perché noi diamo ai nostri clienti un pacchetto informativo e poi successivamente li ricontattiamo per capire le loro intenzioni. Di solito il 20% delle persone che vengono a visionare l'immobile poi vengono anche in ufficio a fare una proposta. Proprio sabato scorso ho fatto un open house e ho avuto 12 persone a visionare l'immobile e proprio il sabato, il giorno stesso, ho ritirato una proposta. Una proposta ritirata al 100% del prezzo richiesto. Quindi voglio lasciarti con una domanda. Secondo te sarei riuscito ugualmente con il singolo appuntamento a ricevere il 100% del prezzo richiesto oppure no? Scrivi qui sotto che cosa ne pensi e ricordati di mettere mi piace e di seguirci nei nostri canali YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Ciao!